Vediamo se riusciamo a fare questo video in diretta perché è un casino qua, sono in stazione, sto prendendo il treno, non ci sono grandi posti liberi. Vediamo se prende e ecco, la telefonata al volo mentre io sto in diretta. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, direi il tema più importante della giornata è il cosiddetto attacco al centro-destra, perché io devo dirvi la verità, io sono contro l'idea di questa giustizia all'orologeria. Oggi c'è un'intervista di Salvini che dice a Sallusti che c'è la giustizia a orologeria. Però una volta che, pur laicamente essere contrario a queste cose, mi leggo oggi in prima pagina su Repubblica il pezzo di De Feo. Vi leggo questo pezzo perché è bene che voi lo leggiate insieme a me. La Lega che conta, che compra la laurea del figlio, che appalta i camici al cognato, che regala milioni agli amici e intrallazza sui test sierologici, gli prende i soldi dai palazzinari romani e tratta cos'è che tratta? Il petrolio in Russia. Ecco, se questa è la costruzione della narrativa della Lega, in cui si mette insieme il trota di, come si chiama, di Bossi e si arriva all'intrallazzo dei test sierologici, cioè noi qua stiamo dicendo che un appalto vinto da DiaSorin, una multinazionale italiana comprata da un americano, è diventato l'intrallazzo dei test sierologici, allora vale tutto. E allora vale soprattutto quello che dice, non soltanto, Salvini oggi, nell'intervista che fa il giornale, ma che dice Belpietro e che dicono Feltri, cioè i giornali di centrodestra, dico ragazzi, datevi una calmata, perché insomma mi sembra che questa sia una, come possiamo dire, veramente un attacco concentrico nei confronti della Lega, che poi chi se ne frega che sia un attacco concentrico nei confronti della Lega, la cosa fondamentale è che è un attacco concentrico in una specie di irrazionalità totale. Sul caso Fontana, non si riesce per esempio a capire, lo scrive bene Belpietro, quale sarebbe il reato commesso da Fontana. Belpietro, pensa, questa situazione è il primo politico che paga di tasca sua per un pasticcio che stava facendo la regione. A me interessa poco il pasticcio delle regioni, camici, non camici. Le notizie sono banalmente queste, basta leggere il giornale, anche quelli diciamo che attaccano Fontana, per capire due cose. Primo, questo appalto dei camici vendeva i camici alla regione prima che Fontana capisse che questa era una figura di merda, perché il 10% di quella società è di sua moglie, non suo. Li vendeva a un prezzo stratosferico? No, a un prezzo molto inferiore rispetto a quello degli appalti raggiunti dagli altri concorrenti, 6 euro contro 9. Secondo, questo appalto da 500.000 euro è stato poi venduto? No, non è stato fatto perché c'è stato da parte dell'azienda, della moglie di Fontana, di cui al 10%, è stato regalato questi camici, perché evidentemente Fontana non voleva avere nessun conflitto di interessi potenziale su quello che stava avvenendo. Terzo elemento fondamentale. Qua stanno facendo il titolo peggiore oggi è quello del Messaggero, no, ve lo leggo perché vale la pena di leggerlo. Il titolo del Messaggero oggi che cosa dice? La procura indaga sui conti in Svizzera. Il Messaggero avrebbe favorito la moglie del cognato. Ma come avrebbe favorito la moglie del cognato? Qua non era entrato un soldo. E poi la cosa della Svizzera è fantastica. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, ci sono due leggi, due porca puttana di leggi che si chiamano scudo fiscale e voluntary disclosure, che sono delle leggi che sono state fatte per far rientrare in Italia i soldi all'estero. Chiaro? Molta gente le ha criticate, molti governi le hanno fatte a sinistra e a destra. Se uno ha usato la voluntary disclosure, una signora di 93 anni ha usato la voluntary disclosure per riportare in Italia i soldi che aveva in Svizzera, adesso questo diventa un reato? No, perché ce lo dovete spiegare, perché se così fosse un reato ci sarebbe qualche milione di italiani che hanno commesso questo reato, qualche milione di italiani che hanno commesso questo reato. Il reato però è quello, poi si inventano queste cose straordinarie, titoli straordinari, bonifico della Svizzera, anche un bambino piccolo, anzi no, un bambino piccolo no, anche un commercialista, vi può spiegare che la voluntary disclosure permetteva di mantenere i soldi nel conto svizzero, basta che si fossero pagate le tasse relative alla voluntary disclosure. Anch'io posso tenere dei soldi in Svizzera mettendoli poi nel quadro cosiddetto RW, non c'è nulla di illegale, però i soldi Svizzera, Bossi, il figlio di Bossi, la laurea, DiaSorin, insomma si crea questa specie di, no, clima fantastico per cui la regione governata dal centrodestra oggi, prima con la sanità,
poi col Covid, oggi con i famosi fantomatici bonifici di Fontana, è diciamo for sale, mettiamola così. Insomma, io la trovo una cosa fantastica, perché nello stesso giorno in cui Fontana viene impiccato da tutti quanti i giornali, cosa succede? Lo ricorda soltanto Amadori, sulla Verità hanno fatto loro lo scoop, che il portavoce del Consiglio ha un fidanzato, o aveva un fidanzato, adesso non sappiamo bene se fosse, se stanno ancora insieme o no, francamente ci interessa relativamente poco, il suo fidanzato, perché lo abbiamo conosciuto, perché l'ha portato al Quirinale, e questo fidanzato che ha la NASPI, cioè una indennità di disoccupazione, ha giocato in borsa 150.000-200.000 euro, e La Verità lo sgama, perché questa cosa qui è molto sospetta, che uno che non ha neanche un euro riesce a giocare in borsa 150.000 euro. Voi me lo dovete spiegare come fa a giocare uno 150.000 euro non avendo altro se la NASPI. E soprattutto c'è un elemento che, se io fossi Repubblica, tirerei fuori. Scusatemi, ma ad esempio, vi faccio un esempio tra tutti: nel momento in cui si fa una trattativa su Autostrade, un giorno perde il 26%, il giorno dopo ne guadagna il 30%, se c'è qualcuno informato di queste robe, forse guadagna qualche cosa? Ecco, questo avrebbe fatto Repubblica. Ovviamente il fatto che il fidanzato del portavoce del Presidente del Consiglio giocasse in borsa non viene considerato da nessuno un tema fondamentale. Pensate a Autostrade, pensate a tutte quante le operazioni che questo governo diciamo ha, ovviamente come tutti i governi fanno, e quindi insomma no, il fidanzato di Casalino non è un tema, non è un tema, non esiste un tema. Io metterei tutto sullo stesso piano: se non è un tema il fidanzato di Casalino, non riesco a capire perché lo debba essere Fontana, per cui non ha fatto nulla di male nel tenere soldi in Svizzera, perché sono trasparenti e sui quali ci ha pagato le tasse, non ha fatto nulla di male fino ad oggi, perché non sanno neanche che reato avrebbe commesso, mentre per esempio qualche sospetto di insider trading qualcuno potrebbe avanzare nei confronti del fidanzato del portavoce del Presidente del Consiglio, che non avendo neanche un euro riesce a giocare in borsa 300.000 euro, e Casalino dice poverino è un ludopatico. Con lo stesso identico principio, quando io becco qualcuno che ruba potrei dire beh poverino è un cleptomane, forse qualcuno ci può provare bene. Tra l'altro è molto divertente, perché il ludopatico è voglio dire, è il fidanzato, l'ex fidanzato di quello che faceva, giustamente era la parte di Casalino che a me piaceva, le pubblicità per il gaming. Oggi fanno finta che il gaming faccia schifo, ma questo faceva Casalino nel passato, pubblicità per il gaming, quindi lui probabilmente di ludopatici se ne intende a lungo. Della intervista di Salvini ve ne ho parlato, intervista di Berlusconi oggi, non mi ricordo su quale giornale, che ribadisce il suo sì al MES, anche perché qui è evidente che i soldi del Recovery Fund arriveranno fra un anno, a babbo morto, però i soldi del MES arrivano subito. Berlusconi dice dobbiamo prenderli, ma il voto di sì al MES non è, dice, un voto di fiducia al governo. E, tra l'altro, poi il giornale continua invece sulla questione con Anna Maria Greco, con un altro approfondimento su quell'incredibile sentenza che del 1 agosto del 2013 che portò Berlusconi a 4 anni di condanna. Beh, fantastica, a proposito di condanne, questa vicenda del Corriere del Mezzogiorno, che forse tutti quanti voi avrete letto, e sapete qual è? È molto semplice. Cioè, sono stati beccati a Salerno, a Capri, insomma nel sud, nella regione di De Luca, persone che non indossavano correttamente la mascherina. Voilà, eccoci! E gli hanno dato 1.000 euro di multa. Allora io mi chiedo e vi chiedo, nel momento in cui con i decreti sicurezza stiamo togliendo e riducendo le multe per le ONG, le stiamo riducendo a poche centinaia di euro, cioè rendiamo quelle multe piccoline, perché poverine le ONG, no? Anche se sbagliano, comunque bisogna comprenderle. Invece noi, in maniera totalmente sproporzionata, un povero cristiano che non si è messo la mascherina in un luogo chiuso, gli mettiamo 1.000 euro di multa. Bene, complimenti, è una bella, diciamo, è un bel paradosso di questo mondo, per cui si salvano le ONG e invece gli italiani si prendono a calci nel culo. Tra l'altro è francamente quello che sta avvenendo, cioè se un povero bengalese arriva con un contratto di lavoro con la Qatar Airways in Italia, viene rispedito al suo paese, se invece il povero bengalese non ha un contratto di lavoro, viene clandestinamente in Italia con un ONG, viene accolto non a braccia aperte ma dall'Italia, e questa è l'idea dell'Italia. Il sindaco di Lampedusa oggi è fantastico, il pezzo di Michele Sin, dice il sindaco di Lampedusa adesso chiede lo stato di emergenza, lo stato di emergenza a Lampedusa. Lo ringraziamo che forse si è accorto di quello che avveniva a Lampedusa, quando noi lo dicevamo, non essendo lampedusani da anni, che quello sarebbe venuto a Lampedusa, quando loro diciamo inneggiavano a Carola Racchete, che porta le persone non
a Malta, non in Spagna, non in Francia, ma a Lampedusa, quando portano diciamo gli immigrati va bene, quando invece non li portano non va bene. Sui fronti positivi, mettiamoli così, della giornata, il Sole 24 Ore e non sole, ci ricordano che forse ci sarà una proroga, un'estensione di qualche mese sulle cartelle esattoriali e anche sulla proroga dei mutui, che vi ricordo essere una delle poche manovre che sono servite, perché non riguardano il governo ma riguardano le banche che non incassano il mutuo e il governo li obbliga a non incassarle fino al dicembre, probabilmente, o a novembre dell'anno prossimo, e questi mutui valgono 290 miliardi. Eccoci qua, la signora sta davanti a noi direi che per oggi è tutto. Io vi do appuntamento un po' al volo, perché qua in treno tra poco non prenderà più nulla, siamo riusciti a farla in diretta. Beh, ciao Beppe, ma la polemica della sovrintendenza l'ho persa. Buongiorno Nicola, spiegaci. Ma non riesco a leggere bene, perché qua, voglio dire, su questo telefonino mi auguro che si senta bene, ma si legge molto male. Noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it e domani con Quarta Repubblica. Ciao.